Oggi il Cilento mette il punto ad una delle pagine più belle della sua storia. Sono tanti i ricordi che si affollano in ciascuno di noi, ma quello che riassume tutto e che riassume il carattere di Antonio Valiante è quel suo profilo alto, così nel rapporto umano, così nell'azione politica, come nel servizio alle istituzioni. La fierezza del cilentano, ma anche la determinazione, la tenacia, la capa tosta. Un riferimento alto, autorevole, riconosciuto perché riconoscibile, sempre per la conoscenza profonda del territorio, delle sue criticità come delle sue potenzialità. Un riferimento che era caratterizzato da una dedizione assoluta, da uno spirito di servizio totale, quelli che si riconoscono all'amministratore, al politico appassionato, quale Antonio Valiante è stato. Un amministratore puro, un politico appassionato. Quella sua coerente e ininterrotta militanza, prima nella Democrazia Cristiana, poi nel Partito Popolare, poi nella Margherita, quindi nel Partito Democratico, è stata richiamata poc'anzi. Ma sia sul piano politico che a livello istituzionale, in particolare nei due mandati in cui fui presidente della provincia e quando quindi avemmo l'occasione di lavorare molto e bene insieme, in una perfetta intesa, cercammo di conseguire, di puntare al conseguimento, per meglio dire, del bene comune, per la tutela degli interessi territoriali. Riconosciuto Antonio Valiante e riconoscibile, al di là dei ruoli, anche quando era privo di un mandato elettivo, eletto tra virgolette, eletto sempre e comunque dalla gente, dal popolo, dai sindaci, eletto non nel senso non letterale, e una sorta, come dire, di difensore civico del territorio. Non ripeto le tappe del suo percorso, già il sindaco di Cuccaro Vetere ne ha parlato. Antonio ha attraversato le istituzioni, ha attraversato i territori mentre attraversava le istituzioni, avvertendo profondo l'attaccamento alle radici, ha saputo ancora più indissolubilmente innervarsi nel sentimento delle comunità e dei singoli cittadini. Certo, la sanità era il suo grande cavallo di battaglia, era un grandissimo, profondo esperto dei temi della sanità. È un segno strano, ma è un segno che la sua vicenda si sia chiusa nell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, quell'ospedale che ha fortemente voluto, quello che noi affettuosamente chiamavamo la sua creatura, qualcuno diceva un terzo figlio, proprio perché vi aveva dedicato il massimo delle energie e dell'impegno, come pure è stato detto. E poi le grandi opere pubbliche, l'ambiente. Vorrei ricordare la istituzione del Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano, che vide in Antonio Valiante e in Michele Pinto due straordinari interpreti, due grandi fautori, e che penalizzò entrambi per un certo periodo. Ma furono così tutti e due capaci di ipotizzare un nuovo modello di sviluppo per il territorio, un modello di sviluppo compatibile e sostenibile. E soprattutto Antonio è stato un grande fautore e sostenitore delle aree interne e della importanza di valorizzare l'entroterra e non soltanto la fascia costiera. Lo ha fatto sempre da consigliere regionale, da deputato, successivamente ancora consigliere e poi assessore, vicepresidente con Antonio Bassolino, presidente alla regione. Ma sempre la dimensione locale innanzitutto, sempre il segretario comunale dentro di lui, l'esperto profondo della materia, una sorta di antesignano della cultura glocal, direi, Antonio Valiante.
e tra i sindaci uno alla cui memoria restò sempre legato e che gli era stato accanto persino fino a poche ore prima che cadesse, il suo carissimo, il nostro carissimo Angelo Vassallo. Recentemente abbiamo celebrato una ricorrenza, il ventennale della iscrizione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni con la Certosa di Padula, con Pestum e con Velia nella lista UNESCO del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Lo abbiamo fatto a Marina di Ascea. Antonio venne invitato telefonicamente, sollecitato anche da me, ma purtroppo non poté venire perché era già influenzato, era un po' raffreddato e quindi per prudenza, perché quel giorno aveva, mi pare, un esame clinico da svolgere, non fu presente. Ma fu naturalmente anche lì, come in tante altre circostanze, sottolineato il suo impegno per la istituzione del parco. Un brevissimo ricordo e concludo. Ho questa immagine negli occhi, l'apertura di una bella campagna elettorale per le europee a Salerno, nella piazza Flavio Gioia, quella che noi salernitani chiamiamo la Rotonda, e in prima fila c'erano Nicola Mancino, Michele Pinto e Antonio Valiante. E Antonio Valiante, ad un certo punto, io lo incrociai con lo sguardo dal palco, si commosse durante l'intervento, evidentemente perché capiva che stava maturando qualcosa, che insomma c'era una crescita complessiva e collettiva che lo riguardava molto da vicino come punto di riferimento. E poi una festa a sorpresa che Simone e Diego e Claudio Longo, il suo inseparabile Claudio Longo, gli organizzarono in un agriturismo, familiari e pochi altri intimi. Tra questi c'eravamo Tino Iannuzzi, il presidente Antonio Bassolino ed io con le rispettive consorti. Ecco, un altro riferimento che riguarda il suo privato, gli affetti più profondi, l'orgoglio di padre per i successi dei suoi figli, l'amore del nonno per i nipoti, il caposaldo che è stato per tutti i familiari, il rapporto forte con suo nipote, con Carmine Mastalia e appunto il legame con Claudio Longo. E l'immagine che a lungo mi resterà impressa è quella della signora Rosa accanto ad Antonio, una coppia solida, indivisibile, una bella coppia che si faceva notare quando passava nelle strade anche in città nel periodo in cui avete abitato a Salerno, e si faceva ammirare per la complicità, la sintonia, quel senso di condivisione completo e profondo. Antonio resta quindi, voglio dire a voi familiari, alle nipoti, alle nuore, a voi tutti, Antonio resta non solo nell'amore e nel rimpianto della sua famiglia e naturalmente dei congiunti, ma resta nella memoria grata di tanti.